Ok, ho finito i miei 5 giri con 59 punti, insomma queste Tommy che spero smetta. E guardate cosa abbiamo fino qua. E adesso da questi 59 dobbiamo arrivare alla giusta, giusta misura nostra, no? Le nostre testoline. E allora, praticamente ci saranno 10, ancora 10 giri di 8-10 giri di diminuzione, aumenti per arrivare, dicevo, alla misura giusta. Io da questi 59 voglio arrivare a 70-72. Voi vedete, dipende quanto. E allora io metterò, potete mettere 2, 3, massimo 4 aumenti in un giro. E io, ecco, proprio in questo giro voglio iniziare con 2 aumenti da una parte e 2 da un'altra. Mai mettere gli aumenti sull'indietro, sul davanti, cioè questo è il davanti del nostro cappello e questo è l'indietro, ok? Questo l'avete già capito. E quindi mai mettere gli aumenti davanti e indietro, sempre 2 o 4, 1, 1, 1, 1 o 1, 1, cioè sui lati. Bene, e quindi iniziamo sempre con il punto, mezzo punto alto. E io dicevo, voglio mettere qua 2. Due aumenti su un lato, inizio praticamente a metà, diciamo, e faccio, non so quanti punti ho lavorato, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, nel sesto faccio il primo aumento e questo è il mio primo aumento su un lato, ok? Perché quando torno circa qua, a questa altezza qua, farò anche la mia seconda su questo lato. Poi ne facciamo due qua. Ok, andate avanti e lavorate così la fascia del cappello per arrivare al numero giusto di punti che vi vuole per il vostro cappello. Quindi aumentate fino a 70, no? Perché 70 sicuramente ci vuole. Dopodiché misuriamo. Quindi io ne faccio ancora 2-3 giri. In questo faccio 4 aumenti e in quelli altri ne farò solo 2, ok? Quindi 2-3 giri. Dopodiché torno a farvi vedere cosa ho realizzato e a che punto sono. Allora, ho lavorato ancora un giro oltre il sesto, no? Quindi ho lavorato 7 giri, vedete, 1, 2, 3, 4, 5. Poi ho lavorato il sesto dove ho fatto le mie 4 diminuzione, sono arrivata aumenti, sono arrivata a 63 e nel settimo invece ne ho fatto 3 di aumenti e sono arrivata a 66. Un aumento però l'ho messo proprio qua sul davanti, quindi mi correggo, ecco, sul davanti potete mettere se ne fate 3, sull'indietro mai, ok? Quindi sul davanti potete mettere. Adesso voglio lavorare ancora 4 nel ottavo mio ottavo giro. Voglio lavorare e terzo di aumenti. Voglio lavorare ancora 4 aumenti per arrivare a 70. Quindi entro nel primo, e lavoro i miei punti. Contate sempre i punti mentre li lavorate nei giri di aumenti, ok? Quindi io ho qua 1, 2, 3, 4, 5, vedete come 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
e 13, 14, il mio primo aumento, 13, 14. Poi 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, nello stesso punto, il secondo aumento. 22, 23, quindi conto con tutti gli aumenti. 24, so che devo avere 66 alla fine. 25, 26, 27, 28 e 29, e questo è il terzo. Ok, 29, ho fatto il terzo aumento. Quindi 28 e 29 lavorati insieme, 30. Ok. Quindi questi li ho lavorati per lo più sul davanti, perciò l'ho lavorato qua. Sì. Perciò il mio ultimo aumento, il quarto, lo farò sugli ultimi punti. Quindi ho questo qua, questo qua. Ok, andate avanti, finisco anche questo giro e torno a farvi vedere come continuare. Allora, io ho completato anche il mio nono giro, in quale, dicevo, ho fatto 4 diminuzioni. Sono arrivata a 74 punti. Ok? Quindi dovete stare attenti ad una cosa: il vostro cappello si deve appoggiare bene, leggermente, cioè non leggermente, non in tensione, ma per bene, no? Come un cappello normale si deve appoggiare sulla testa, ma non di più, no? Perciò non facciamo, io diciamo 55 centimetri. Vediamo quanto siamo adesso per sapere più o meno. Ok, quindi anche voi vedete un pochettino ogni tanto. Oh, Dio mio, misuratelo intorno. Non so cosa sto facendo qua. Eh sì, ecco. Non avevo nemmeno messo bene io il mio metro. Ecco, adesso io sono sui 50, vediamo un po', 51-52 centimetri, no? Io ho bisogno di un 55, sì, 55 centimetri, no? Io di circonferenza testa, quindi sì. Praticamente questo sarà il mio decimo giro. Vediamo, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, questo è il mio decimo giro e in questo giro io vado ancora ad aumentare 2, cioè da 74 arrivo a 76. Ok? Quindi ancora 2 aumenti vedo. Poi vedo, quindi praticamente giochiamo così. Non c'è una regola precisa ed esatta. Qua è un po' difficile. Praticamente vi dico sinceramente che questo è il cappello, ne ho fatto uno come campione, cioè il cappello è tutto il mio disegno, non c'è niente di trovato, non lo so. È tutto, ecco, deve stare un po' così, no? Per avere proprio la forma perfetta. Ok, quindi andiamo avanti, deve essere abbastanza altuzzo, no? Altino, quindi noi siamo adesso sui quasi 9 centimetri, quindi sì, sui 10 centimetri dobbiamo esserci. Quindi praticamente fate ancora, io sono nel nono giro, fate ancora 2 3 4 giri, ecco, 3 4 giri, possiamo arrivare, ecco, a 15 giri massimo totale, dico 15. Sono al nono giro, sì, ne faccio ancora 3-4 giri per un 14, 13-14 giri in totale e
Gli aumenti poi non è che ne farò ancora, diciamo, due in un giro, non di più, quindi quattro sicuramente no. E torno a farvi vedere come lavorare la tesa. Ecco il mio cappello e ciò che vi voglio dire, vedete, cioè i miei aumenti li devo fare per lo più sui lati o sul proprio davanti. Non proprio davanti davanti, ma sì, sui lati, ecco. Sull'indietro niente aumenti. E voilà. Io sono arrivata alla circonferenza giusta per il mio cappello. E ho fatto solo ancora, ho lavorato ancora un giro. Senza filmare, cioè diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso dicevo, come per gli ultimi almeno tre giri non aumentate più, andate avanti con il numero di punti giusto, ok? Quindi avete abbastanza 5 giri, ecco, 5 giri per aumentare, massimo 4 in ogni giro, ok? E poi almeno 4, 3, 4 giri da andare dritto. Io adesso farò 3-4 giri dritto, dopodiché torno finalmente a farvi vedere la tesa del cappello. Ok, ho finito tutta la fascia del cappello. Io ho aggiunto ancora due giri solo. Non lo fate molto alto, ecco, il mio misura 11 centimetri e sul sito ho trovato su Wikipedia. Cioè il cappello Fedora, se andate a leggere, io mi sembra che l'ho letto in inglese, non mi ricordo. Comunque, sì, era in inglese. Comunque scriveva 9 centimetri, io l'ho fatto 11, perciò comunque non andate oltre. E scriveva che la corona può essere fatta, ecco, in forma, nella forma di lacrima, ciò che infatti ho fatto io qua. Adesso per la tesa del nostro cappello facciamo così. Ho perso l'uncinetto. Questo è un problema, l'ho trovato. Veramente sì. Ok. Quindi per la tesa del nostro cappello facciamo così. Una catenella, giriamo. Iniziamo a lavorare i primi due punti. Normalmente uno e due. Nel terzo facciamo un aumento. 1, 2, insieme. E andiamo avanti così per tutto questo giro. Primo giro della tesa. Quindi praticamente noi lavoriamo due punti normali e nel terzo facciamo un aumento. E di nuovo, due normali. E nel terzo facciamo un aumento. Andate avanti così, anche se non alla fine non avrete uguale, non lo so, va bene lo stesso. Quindi 2, cioè non finirete proprio, e nel terzo un aumento. Ok? Quindi andiamo avanti così, vedete? E si crea proprio, ups, qua, si crea proprio una bella tesa. Quindi andate avanti così per questo primo giro. Ecco, ho quasi finito il mio primo giro della tesa. Volevo farvi vedere che qua vedete io 1, 2 e nel terzo, che è proprio l'ultimo, faccio l'aumento. Quindi vedete voi alla fine quanti punti vi rimangono e come potete fare, no? L'aumento finale. Quindi non disperate se non siete proprio, ecco, 1 e 2, proprio nel mio ultimo. Ok? Non disperate se non siete. Ok, faccio il nodino. E guardate che già cominciamo ad esserci. Vedete, adesso cominciamo ad avere la forma desiderata. Andiamo avanti con la tesa. Finito il primo giro, per il secondo giro di aumenti andiamo avanti ugualmente. Non vi scordate di girare. Lavoriamo 1. 2 e nel terzo un aumento.
Praticamente adesso andiamo avanti così. 1. Se vogliamo mantenere la tesa larga. 2 e dritta, perché è ciò che vogliamo per il cappello Fedora. Quindi lavoriamo 1, 2 normalmente e il terzo è un aumento, quindi 2 in 1, vedete? Ups, non so come metterlo, ecco così. Ok, andate avanti anche per questo secondo giro. Ok, finito il primo giro di aumenti per la tesa. Nel secondo e l'ultimo, io non faccio di più perché non volevo una tesa troppo enorme. Andiamo, io ho iniziato, ho fatto le mie prove, vedete qua è proprio un'arte. Mi chiedeva, mi è stato chiesto come si può realizzare una tesa larga e dritta. Ecco, è proprio un'arte. Non c'è una ricetta fissa. Ci si deve provare. È tutto qua. Io, ecco, vi posso dire che adesso, prima di filmare, per il secondo giro, ho iniziato prima come il primo giro, quindi 2 e nel terzo mi è venuta riccia. Ho iniziato con 3 e il quarto. Non mi soddisfava proprio. E adesso ho fatto con 4 e nel quinto un aumento e così va bene. Quindi è così che si fa. Per questo l'uncinetto è un'arte. Quindi 1, 2, 3, 4, lavoriamo 4 punti normali e nel quinto un aumento. Ok, e di nuovo 1, 2, 3, 4 punti normali e nel quinto un aumento. 1, 2. Ok, e vedete adesso finalmente la tesa viene perfetta, dritta e sì, mi piace. Vedete? È proprio ciò che voglio. Allora, io finisco questo secondo giro e poi vediamo se ne mettiamo un altro o no. Se volete farla più larga, certo, mettete ancora almeno ancora due giri. Ma secondo me sono 2 centimetri. Secondo me con due giri, cioè a me va bene con due giri. Ecco. Ok, finisco, vi faccio vedere. Ecco il mio cappello finito. Dal punto di vista tecnico, adesso dobbiamo rifinirlo dal punto di vista artistico. Praticamente io rimango con due, perciò, come vi dicevo, provate, dovete provare. Se non va bene con ogni quarto, va bene con ogni quinto. Comunque è così che si fa. Adesso sapete che nel primo giro aumentate in ogni terzo. Nel secondo giro aumentate in ogni quinto, magari nel terzo giro, se lo volete fare, aumentate in ogni sesto o settimo, vedete voi. E per rifinirlo, adesso devo girare così la camera. Per rifinirlo, normale, cosa posso io usare se no una catenella e andiamo indietro. E lavoriamo un giro del famoso punto forse sarebbe meglio se lo facessimo solo con il rosso o solo con il quindi taglio ecco mi è venuta un'idea. Facciamo il nodino, tagliamo e voglio lavorare solo qua uno dei miei due colori. Ecco,
quindi lavoro con il fucsia. Il mio giro di... E cambiamo anche il nostro uncinetto, da 5 andiamo a 4,5, non è una grande grande differenza, ma insomma. Ok, entro proprio qua dove ho finito, faccio una catenella e inizio a lavorare, ecco, in ognuno dei miei punticini. Adesso io non sono stata a contarli, se volete contarli, contateli. Con uncinetto da 4,5 è solo uno dei filati, vedete voi, se insomma lavorate come ho lavorato io per creare questo, vedete come viene bene rifinito, questo effetto melange della lana, allora lavorate così, prendete solo uno dei due colori e fate questa rifinitura. Invece, o fate, non lo so che rifinitura volete voi, invece se lavorate proprio, avete proprio della lana melange abbastanza grossettina da lavorare, vedete, allora certo che vedete voi con un altro colore. Comunque vi consiglio di fare questo giro di punto gambero con un uncinetto un attimino più piccolino. Ecco, io ho lavorato tutto il progetto con 5 e adesso lavoro con 4,5, quindi non andiamo troppo sul troppo piccolo uncinetto, è di una misura, ecco, 4,5. Bene, vado avanti con il mio bellissimo giro, cioè bellissimo, è bello perché dobbiamo fare, ecco, vedete, c'è subito da un aspetto stupendo, dico io. Va bene, poi dobbiamo creare la fascettina qua, qualcosa da mettere qua. Ora dicevo che dobbiamo rifinirlo. Per rifinirlo io faccio così. Comunque vi do un'idea, voi fate come volete poi. Ho qua una catenella lunga 5 volte intorno a questo qua, al capello, no? Intorno. E adesso come faccio con questa catenella? Faccio così, faccio un nodino iniziale sulla codina. Così. E adesso inizio praticamente a fare, vedete cosa faccio? Il mio giro di catenelle, cioè la mia lunga riga di catenelle, praticamente faccio delle catenelle con le catenelle. Ok, vedete, viene un cordoncino simpatico. Questa è un'idea che io la uso, mi sono scordata molte volte di farvi vedere questa mia idea. Quindi praticamente giro di catenelle, facciamo sopra di questo giro, no? Praticamente con questo giro lavoriamo come se fosse un filato e facciamo un altro giro di catenelle, tutto qua. E vado avanti così per tutto, quindi però per avere la lunghezza giusta per andare tutto intorno al capello dovete girare 5-6 volte, anche se è più lungo meglio, perché facciamo un, non lo so, fiocchettino qualcosa, però se è più corto quindi andate 5-6 volte dovrebbe essere. Vabbè, adesso io vado avanti con il mio, vedete il mio giro viene così, una cosa molto carina, dico io. Ok, finito da fare questo qua, io sono entrata nel mio terzo giro, quindi 1, 2, 3, nel quarto, scusate, quindi i due della tesa, ancora uno e nel quarto giro, e praticamente con questo ago grande da vaglia vado in ogni due, tra ogni due punti, ed è così. E tiro. Comunque se fate così potete fare come volete voi, diciamo, questa cosa qua potete non farla, scegliere come, comunque non stringete per niente, quindi andate avanti
con il vostro, ecco, adesso ho preso di più, però non stringete, questa è l'idea, ok? Perché se stringete veramente dopo, ecco, vedete, il capello comunque deve rimanere con la forma, la sua bella forma, no? Quindi non vogliamo stringere perché non vogliamo distruggere ciò che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo lavorato tanto, dargli, scusate, una bella forma, quindi vedete anche se si ariccia un po', tirate perché rimanga ben teso. Oddio, ok. Adesso andiamo avanti così. Ma insomma, questa la mia è un'idea, vedete voi. Ok? E con questo il nostro tutorial finisce. Spero come idea vi sia piaciuto il mio cappello Fedora, perché è proprio come vi dicevo il mio. Sono veramente contenta di aver fatto. Ecco, e viene una cosa del genere. Vedete voi se vi piace, fate così, se no, insomma, ecco, il mio capello viene, non l'ho ancora finito, dopo ci penso, ma insomma, per adesso viene una cosa del genere. Spero vi piaccia e niente, al prossimo tutorial, cari uncinettine. Ciao.